Cappuccetto Rosso e gli abitanti del bosco avranno la meglio sul lupo cattivo? Scopritelo con noi. Da oggi una delle più grandi fiabe classiche è finalmente in videocassetta. Cappuccetto Rosso è Stardust, le più belle favole per bambini in videocassette originali. Heidi, Clara, le montagne più belle del mondo, un'amicizia più forte di ogni disavventura, il trionfo dell'affetto e della bontà, un cartone animato da non perdere. Heidi è Stardust, le più belle favole per bambini in videocassette originali. Dalla fiaba originale di Hans Christian Andersen, La Sirenetta, una fantastica e romantica storia d'amore tra la figlia del re degli abissi ed un bellissimo principe. La Sirenetta è Stardust, le più belle favole per bambini in videocassette originali. David Copperfield, dal celebre romanzo di Dickens. Una storia tenera e appassionante sull'amicizia e sull'amore, l'affermazione del bene e della solidarietà. David Copperfield è Stardust, le più belle favole per bambini in videocassette originali. Stardust presenta Tastimondo! Molti anni fa c'erano un re e una regina molto innamorati. Avevano tutto quello che potevano desiderare, tranne un figlio, e questa mancanza li rendeva molto tristi. Ma finalmente, un giorno, la situazione cambiò. Alcune cose si misero al meglio e altre, beh, adesso vedrete. Un pomeriggio, mentre la regina si stava facendo il bagno nel fiume, una rana le disse di non essere triste, perché nel giro di un anno il suo desiderio si sarebbe avverato e sarebbe diventata mamma di una splendida bambina. Aprite il portone! Questa inutile pianta spinosa deve essere estirpata dalle radici. Vi ordino di farlo immediatamente. Al lavoro. Mia adorata, sono tornato non appena ho ricevuto il tuo messaggio. Che cosa succede? Non noti niente di strano qui dentro. Niente di strano qui dentro? Sì, direi che gli imbianchini reali hanno fatto proprio un ottimo lavoro. Hanno solo lasciato una piccola macchia laggiù.
No, non si tratta di questo. Guardati intorno e dimmi che cosa vedi di nuovo nella stanza. Vediamo un po'. Il caminetto mi sembra lo stesso. Le sedie non sono state ritappezzate. No, aspetta, non dirmelo. C'è una culla nuova in questa stanza. Beh, direi che è carina. E poi... Una culla qui dentro? Vuol dire che... No, che stai per avere, cioè noi stiamo per avere una culla. No, ma che dico? Avremo un bambino, un bimbo da mettere in questa culla. Oh, scusami tanto, cara. Avrei dovuto capirlo subito, anche perché tu stavi facendo queste scarpine. Sono scarpine queste, vero? Il re e la regina ebbero una splendida bambina e ciò li rese molto felici. Per festeggiare l'evento organizzarono una grande festa a cui invitarono le fate e i maghi del regno. Che emozione! Perché sono così curiosa? Attenzione! Mia moglie e io vi abbiamo invitati a corte per festeggiare la nascita di nostra figlia. Ed erede al trono di questo reame, io, Hector, le regalerò il dono della bellezza. Wanda mi ha appena detto che vorrebbe regalare alla nuova principessina il dono del sorriso. Ed ecco che io farò in modo che la principessina abbia il talento di saper suonare qualsiasi strumento. Oh! E io, Jewel, voglio regalare alla principessa... la grazia. Sarà una principessa molto graziata. Oh, c'è nessuno che ha un po' di polvere magica che gli avanza. La mia è tutta bagnata. E noi due, Tinder e Cinder, vogliamo regalare a sua piccola altezza reale il dono della danza e del volteggio e il dono del canto e del gorgheggio. La regina e io vi ringraziamo infinitamente. I vostri regali sono beni preziosi. Però sono dispiaciuto che Lily non abbia potuto partecipare alla festa. Ursula, ma io non capisco. Che cosa ci fai tu qui? Non tocca a te fare domande, ma a me. Allora dimmi perché non sono stata invitata alla festa. Su, avanti, rispondimi! Ecco, vedi, pensavamo che... tutti ci avevano detto che... credevamo che tu... Dunque, il re vuole dire che ci avevano detto che eri morta, Ursula. Che cosa? Dove avete sentito una cosa simile? Ma scusa, Ursula, come facciamo a sapere chi l'ha detto? Si tratta di voci e poi era parecchio tempo che non ti vedevamo in giro. Oh, sono di nuovo in ritardo. Vorrei sapere perché non riesco mai ad essere puntuale. Oh, non ho il regalo. Non ho nessun regalo per la bambina. Bisogna che trovi subito qualcosa. Molto bene, visto che state largendo grandi regali alla principessina, anch'io non voglio essere da meno. Nessuno dei doni che voi avete regalato potrà mai servire alla giovane principessa, perché un giorno, quando meno ve l'aspettate, si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio avvelenato e morirà. Ti sbagli, Ursula. Poverina. Che disastro. È un dono davvero orribile. Non sarai mai più invitata ai festeggiamenti per la nascita di nessuno. Purtroppo non posso cambiare il tremendo incantesimo di Ursula. Perciò ti pungerai con il fuso, ma non morirai. Cadrai in un sonno lungo 100 anni. E un giorno il bellissimo figlio di un re verrà da te e ti sveglierà con un bacio d'amore.
Ma ricordatevi tutti che prima di poterla baciare, il giovanotto dovrà trovarla e non sarà un'impresa tanto facile, credetemi! Oh! Grazie, Lily. Hai salvato la vita di mia figlia, ma credo che sia il caso di prendere un'altra precauzione. Ed ora in poi non si potrà più tenere arcolai in tutto il regno. Bruciateli! Distruggeteli tutti! Credo che questo servirà a fermare Ursula. Purtroppo no. Ursula è troppo potente. Dovremo vegliare attentamente sulla principessa giorno e notte e non dovremo mai perderla di vista. aspetta, principessa, non così in fretta! Facile curare una principessa, non trovate? È due volte più difficile di quanto ci eravamo immaginate. Oh. 41, 42 e 43. Lily, ma che cosa stai facendo? Hector, mi hai spaventata. Io e la principessina stiamo giocando a nascondino. Giocate a nascondino? Ma allora non sai dov'è adesso. Ecco, no, non esattamente. Però di certo è nel castello, da qualche parte. Che cosa? Da qualche parte? Ma questo castello è enorme. Potrebbe succederle qualcosa prima che tu riesca a ritrovarla. Oh, avanti! Cosa potrebbe succederle? Stavamo soltanto facendo... Oh, no! Mi ero dimenticata di Ursula. Avvicinatevi, principessa. Non avete mai visto una cosa simile prima, vero? No. Ma che cos'è? Questo è un arcolaio, piccola mia. Tutte le giovani per bene devono saper filare la lana. È tanto difficile imparare. No, no, affatto. Però dovete fare attenzione al fuso. Infatti è molto... affilato. Sogni d'oro, mia bella principessa. Ci rivedremo tra 100 anni. Addio! Viene dalla torre! Oh, no! È stata Ursula! No, non è colpa di nessuno, Lily. Era solo questione di tempo e l'incantesimo si sarebbe avverato. E beh, grazie a te se la nostra principessina sta soltanto dormendo. Dormire è quel che ci vuole. Per quanto tempo ha detto che dormirà? Dormirà per 100 anni, finché il figlio di un re non la sveglierà con un bacio d'amore. Oh! Questa è la parte che preferisco, ma c'è un problema. Malauguratamente noi non ci saremo più per vedere quel giorno. Ma se vi addormentate anche voi, potrete svegliarvi assieme a lei e così potrete condividere quel felice giorno. Wanda, hai avuto una splendida idea! Ehi, guarda che è anche merito mio, sono stato io a parlare. Non dovrei essere ringraziato. Ecco, così va meglio. Bene, signore e signori, abbiamo molto lavoro da sbrigare se vogliamo che da qui a 100 anni il castello abbia ancora lo stesso aspetto di oggi. Sogni d'oro, vostre maestà e principessina, e quando vi sveglierete vi sembrerà che sia passato soltanto un momento.
Quando si sveglia starnutirà prima lei. No, secondo me lo farà prima lei. Tanto, tanto dobbiamo aspettare 100 anni prima di scoprirlo. Tu che hai sempre lavorato tanto, ti meriti proprio un bel secolo di riposo. Davvero poco. Grazie mille. Mi hai salvato dalle fauci di questo brutto cagnaccio. Sarei proprio curioso di vedere che faccia farà quando si sveglierà. Bene, abbiamo sistemato tutti gli abitanti del castello. Già, e anche tutti gli animali. Giusto, Wanda vuole sapere che cosa ci rimane da fare adesso. Aspettiamo, proprio come la nostra bella principessa e tutti gli abitanti del castello. Ma come sapremo qual è il figlio del re che bacerà la principessa? Già, come faremo a saperlo? È più che logico, quando sarà il momento giusto, il principe giusto apparirà. Poco dopo che l'intero castello si fu addormentato, i cespugli spinosi che il re voleva fare stirpare cominciarono a crescere. A crescere. A crescere. E alla fine i cespugli spinosi diventarono talmente alti e fitti che riuscire ad entrare nel castello diventò un'impresa impossibile. Con il passare degli anni si sparse la voce della principessa addormentata nel castello e molti principi si cimentarono nell'impresa. Oggi riuscirò a liberare la bellissima principessa addormentata! Yahoo! Ma tornarono sconfitti. Più il tempo passava, più i cavalieri provavano a liberare la bella principessa. Questa volta riuscirò sicuramente a liberare la bellissima principessa addormentata! Ma tutti tornarono sconfitti. E dopo molti, molti, molti anni, tutti i possibili pretendenti... Finalmente! Oggi io dico che riuscirò a... Si arresero. Lasciamo perdere. Eppure, malgrado il passare degli anni, il castello era rimasto proprio come il giorno dell'incantesimo. E la bellissima principessa, sprofondata in un sonno fuori dal tempo, non poteva far altro che aspettare l'arrivo del suo cavaliere che l'avrebbe svegliata con un bacio. Sì, è quello giusto! Lo sento, lo sento! Dobbiamo riposarci un attimo, amico mio. Vieni, beviamo un po' d'acqua. Secondo te ogni cavaliere è quello giusto? Chi è là? Chi è che parla? Come noi sappiamo che è arrivato, lo saprà anche Ursula. E se lui è la persona giusta, Ursula non lo lascerà passare. Forza! Avanti, amico! Muoviti! No! Ehi! Oh, guarda, povero principe! Sì, è proprio lui! Ti ho visto, Hector! Comunque non finisce qui, hai sentito?
Ecco. Chi dice che sono troppo vecchio per fare scherzi? C'è Ursula, non puoi più fermarlo. Stanno suonando le campane, sono passati 100 anni e fra poco l'incantesimo svanirà per sempre. Ehi, Ursula non sa proprio perdere. Al castello, sbrighiamoci, adesso sì che ci sarà da divertirsi. Santo cielo, da quanto tempo è che sto dormendo? Dimmi. Non ha più importanza. Ora sei sveglia e hai davanti a te tutta una vita da vivere. Vorrei che la condividessi con me. Vuoi sposarmi, principessa? Lasciami dormire ancora 5 minuti. Vuoi dormire ancora per 5 minuti? Ma se hai dormito per 100 anni, tesoro? Abbiamo dormito per 100 anni. La principessa si sarà svegliata anche lei. Seguitemi. Sono passati 100 anni esatti da quel giorno. Magnifico! Dobbiamo iniziare ad organizzare il matrimonio. Chiameremo subito i migliori cuochi del regno, i musicisti. E poi abbiamo bisogno di fiori. Voglio tanti fiori di tutti i colori. E non dimenticarti dell'invito. Oh, sì, certo. Faremo un sacco di inviti. No, io mi riferivo ad un invito in particolare. Uno in particolare? Vuoi forse dire...
Oh, Ursula! E così la bella addormentata e il principe si sposarono con una cerimonia sontuosa e gioiosa e vissero felici e contenti per il resto dei loro giorni. Evviva! Evviva! Evviva l'addormentata! Evviva! Evviva! Sleeping Beauty, open up your eyes and greet a new day so bright. You've been asleep for 100 years. Awaken to the morning, the land is full of light. Love has opened your eyes. Blessed this land, a gift from up above, raised in happiness and love. Cursed by the evil to the day your prince arrived, sheltered by the fairies who stay right by your side. Love has opened your eyes. Prince is here to wake you. Drive away the evil from the land. Bring him back the beauty to this sleepy little town. Never to be lonely again. Love has opened your eyes. Stardust presenta Fantastimondo! G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He's never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, G.I. Joe, we'll be right back.
l'uomo di acciaio, Superman! Possiede un'incredibile forza fisica. Superman combatte una battaglia senza fine per la verità e la giustizia sotto le sembianze di un giovane reporter, Clark Kent. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi? Panti mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino, non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato. I'm one of the lookers, which hates all pollukers, what hates honey up and square. Why lift and I bottom and always I'll drop them, but none of them get. Adesso daremo loro un passaggio fino in prigione. Un giorno con una gran fiammata il principe creò tre piccoli mostri. Winkle, Goom e Bo. Un giovane principe e tre mostri magici. Io li ho chiamati i piccoli maghi. Abitanti del regno dell'oscurità, noi attaccheremo la terra! Ma è mostruoso! Uccideremo tutti gli abitanti del mondo e ci impadroniremo nelle loro città! Nessuno potrà impedircelo! Noi saremo i padroni del mondo dove splende il sole! Fra qualche giorno dovrai dimostrare di essere all'altezza dei tuoi compiti. Quali compiti? È molto semplice! Dovrai far vedere se hai il coraggio e la forza necessarie per poter diventare re! Per governare gli orsi dovrai essere più audace di tutti! Ma io non voglio diventare re, sto bene così! Alibaba, Kalanakao! Ah. Ecco, salite sul tappeto volante! Come? Attaccheremo dall'alto il castello di Alibaba? Certamente, e non si aspetteranno mai un attacco aereo! Questa è la mappa del favoloso tesoro del comandante Flint! Evviva! È la mappa dell'isola del tesoro, noi potremo impadronirci del tesoro! Evviva! Siamo ricchi! Evviva! Inventiamo qualcosa per non annoiarci? Ah, ci sono! Perché non improvvisiamo una recita di Natale? Beth, vai al pianoforte, suona un motivo strano!
un motivo strano. Proprio così. Ami, ho scritto una scena appositamente per te. Non voglio recitare una parte difficile. Ma non è difficile, guardami. Oh, Rodrigo, Rodrigo. Bene, provvederò al tuo vestito. Ora sei pronta, Cenerentola, ma c'è una cosa che devi promettermi. L'incantesimo svanirà a mezzanotte e per quell'ora tu dovrai essere di ritorno. D'accordo, fatina buona. Prometto di rincasare prima di mezzanotte.